23 ottobre 1942, ore 20:30. Veniamo tutti messi sull'avviso che qualcosa stava accadendo da improvvisi bagliori osservati. Pochi minuti più tardi, alle 20:40, ebbe inizio un fuoco di preparazione di eccezionale. Un susseguirsi di lampi sinistri, accecanti, vividi. Le posizioni del plotone furono sottoposte a un robusto tiro di mortai. Noi sempre abbiamo combattuto in situazione di inferiorità numerica e di armamento. Ma inferiorità di 1 contro 10, 1 contro 15. E sempre abbiamo avuto la meglio, perché la mentalità che si era formata in noi era: qualunque cosa faccia l'avversario, quale che sia la situazione, fatti la domanda. Le cose stanno così. Siamo in 17 e ne abbiamo contro 150. Come si fa a fermarli? Se non conosci il mezzo adatto suggerito dalla tattica, inventane uno nuovo. Il comportamento dei paracadutisti è stato straordinario, non solo per l'impeto di buttarsi contro forze molto superiori, ma per l'abilità e la freddezza con cui tutti hanno agito d'iniziativa a seconda delle esigenze della situazione e del terreno. Da una scarpata stava venendo su un battaglione avversario appartenente alla legione straniera. Contro questo battaglione eravamo in una quarantina. Battaglione di 700 uomini. Allora il noto comandante, era un capitano artigliere, chiamava Zingales, era buio ancora, e ha messo in piedi questo stratagemma: lancio di bombe a mano in una grande quantità, sollevare fumo e polvere alzando una cortina che rendeva invisibili tutti per terra e tutti quanti mettersi a sparare, perché o l'avversario tentava un contrattacco, allora lo prendevi mentre era in piedi, oppure gli facevi capire che noi eravamo in tanti e sparavamo. Ma questo non bastava. Una volta fatto questo, ripete la stessa operazione da un'altra parte, come se gli uomini venissero da un'altra direzione e con un grido dell'assalto diverso. La prima volta gridando Savoia, la seconda volta gridando Folgore e una terza volta gridando il suo nome, Zingales. Tutto per dare l'impressione che stessero arrivando forze fresche. Oh, ha funzionato. Quelli là, invece di avanzare, che se fossero avanzati, a sputi ci facevano fuori, tanto erano superiori di numero. Si sono bloccati, alla fine sono stati costretti ad andarsene. E questo stratagemma è stato uno dei tanti stratagemmi. Un tuono immenso scosse l'atmosfera. Il nemico era riuscito a sfondare e poteva ora attaccarci da tutte le parti. Il soldato normale, l'infante normale, nella sua buca, vede venire un carro armato. Visto dal livello del terreno, un carro armato sembra una casa di 5 piani. È un mostro di acciaio. Non c'è niente da fare, col cavolo. Questa è l'apparenza. La realtà qual è? Che lui spara, schiaccia, se dentro ci sono uomini che gli fanno fare tutto questo. Ma gli uomini non sono pezzi di acciaio. Si possono impressionare, spaventare, confondere. Cerchiamo di confonderli e di spaventarli. E il carro non spara più o spara male. Ci rendemmo conto di essere investiti da tergo da numerosi carri e fanteria motorizzata. Gli uomini del nostro plotone si sono comportati magnificamente, da veri paracadutisti folgore. Tutti diedero il meglio di sé. C'era lo spirito di bandiera. Io sono stato testimone oculare di un mio collega, il quale è stato preso da una pallottola che gli è passata in un fianco e gli è uscito dall'altro. Lui, cadendo in avanti, proprio che è stato come vedere un alberello tranciato da un colpo di accetta. Si è piegato in due e è caduto per terra. Nel tempo che ha impiegato per cadere per terra, ha sollevato il braccio destro
l'indice è puntato in alto, gridando viva l'Italia. Non potevo fare a meno di pensare all'alba che si avvicinava. Non sapevano quanti pochi eravamo. Gli elmetti e le armi mandavano riflessi alla luce lunare. L'ufficiale mi presentò il plotone e mi chiese l'onore per sé e i suoi artieri di partecipare al combattimento con i paracadutisti del Quinto. Cosa che si è rivelata molto importante fin dalla scuola è che, riconosciutisi l'uno nell'altro, si è stabilita fra noi una solidarietà che era proprio un cemento, anche perché in situazioni pericolose, di estremo pericolo, io ero sicuro che quello che stava di lì o di là, se non moriva, era là e faceva quello che doveva fare e si aspettava che io facessi lo stesso. La sete si fece più forte del dolore, del dispiacere, della solitudine. La lotta feroce aveva stremato tutti quanti. I numeri contano fino a un certo punto. 50 uomini possono fare la storia. Quando è arrivato per tutta l'armata l'ordine di ripiegare, che era il 2 novembre, la battaglia era cominciata il 23 ottobre, ci ha colto tutti di sorpresa. Soprattutto noi della Folgore, che in 10 giorni di battaglia siamo passati di vittoria in vittoria. Quindi per noi era incredibile, era impensabile. Non ho mai odiato il mio avversario in guerra. Non ho mai amato la guerra. L'ho sentita solo come sacrosanto dovere del cittadino che ama la patria in pericolo. Noi, nonostante episodi di valore straordinario, consideravamo tutto quello che facevamo come ovvio. È un nostro dovere. Facciamo di più di quello che fanno gli altri, d'accordo, ma noi siamo più degli altri. Winston Churchill, 21 novembre 1942, discorso alla Camera dei Comuni, Londra. Dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i leoni della Folgore.